se la Regione Puglia fa tutte le attività promozionali per attirare appunto turismo in Puglia e a Bari, è chiaro che il turista che viene deve, oltre a mangiare, deve dormire, quindi chiaramente ha bisogno di una sistemazione alberghiera o una sistemazione, come si dice, extra alberghieri, quindi con le locazioni brevi. Ora il fenomeno è scoppiato già da qualche anno, però purtroppo ha visto anche un grande improvvisazione e anche insomma, soggetti che senza nessun tipo di preparazione hanno visto un po' gli affitti brevi come l'Eldorado, quindi il discorso di fare soldi, però ecco, innanzitutto bisogna rispettare quelle che sono le leggi e quindi innanzitutto andare a fornire una sistemazione, quindi extra alberghiero, un appartamento deve essere appartamento, perché molte volte ci sono dei fenomeni dove ci sono sottoscale oppure veramente situazioni paradossali, e questo non deve succedere. Quindi ecco, la prima cosa è rispettare le norme. Con noi come Rubino Immobiliare abbiamo messo su, abbiamo avviato un'attività che ci è stata richiesta da molti clienti che ci seguono da oltre 40 anni, e quindi abbiamo avviato questa divisione affitti brevi, che va a completare un po' il nostro pacchetto, non solo di compravendita ma anche di locazioni, perché noi ci occupiamo da oltre 40 anni di compravendita immobiliare, di locazione nel rispetto delle leggi, quindi locazione che può essere 3 più 2, il 4 più 4, quindi affitti, diciamo, locazioni no, o anche transitorie. Ecco, l'affitto breve è un'attività che ci è stata richiesta a molti clienti, quindi noi l'abbiamo avviata per far sì che ogni proprietario venga seguito in maniera professionale, e quindi noi offriamo un servizio completo su quello che è la gestione dell'immobile, che deve dare una rendita. Ecco, questa è la cosa importante, perché quando c'è questo tipo di investimento, quindi quando c'è il proprietario che ha, specialmente i piccoli appartamenti, perché i grandi appartamenti è un discorso diverso, però chi ha un monovano, un divano, anche un piccolo trivane, è chiaro che può metterlo a reddito con gli affitti brevi.